Ci sono mucche, capre, pecore, conigli, galli e molti altri animali da cortile alla Fiera Agricola Mugellana a Borgo San Lorenzo, una vetrina che espone le eccellenze del territorio, senza tralasciare il tema ambiente, sostenibilità e turismo. Una fiera che mediamente ogni anno attrae circa 30.000 persone. Fino a domenica animerà il borgo anche con workshop, convegni e intrattenimenti anche per i più piccoli. Addirittura rispetto agli allevamenti e alle coltivazioni siamo oltre il 50% della superficie coltivata e quindi anche allevamenti biologici, questo vuol dire rispetto del benessere animale. In che cosa si può ancora migliorare? Si può sicuramente migliorare nell'innovazione e soprattutto nella ricerca anche di una riconoscibilità della qualità. Allevatori e agricoltori espongono il loro lavoro quotidiano, latte, carne e olio sono gli alimenti principe degli stand. Quando si parla di carne coltivata vuol dire scindere la natura dal cibo e abbiamo visto nel corso degli anni quanto questo possa produrre anche dei disastri. Penso agli allevamenti intensivi, ma penso anche al fatto che se chiudono le aziende agricole nei territori montani, questo è un problema anche per il dissesto idrogeologico e purtroppo ne abbiamo avuto insomma una conferma anche nei giorni scorsi. Una fiera che si mostra solidale e vicina anche ai territori dell'Alto Mugello colpiti nei giorni scorsi dal maltempo. Stiamo facendo una raccolta fondi e useremo anche l'asta degli animali per proseguire con un'asta benefica al fine di raccogliere una cifra che possa aiutare le aziende agricole dell'Alto Mugello che in questo momento stanno soffrendo moltissimo e ci sono danni veramente importanti. Io credo così da una prima stima che non si scenda molto sotto i 120 milioni di danni e questo lascia molto preoccupato tutto il settore.